Silvia Luminati, la poetessa Silvia Luminati. Stasera supplente. Le libere donne degli Etruschi, di Noemi Ghetti. E nel principio non era il verbo, ma il canto di un uccello. Se un folle uccide un usignolo con un sasso, è forse per questo più grande di un usignolo? Se i romani tolsero la vita agli Etruschi, furono per questo più grandi degli Etruschi? Gli Etruschi, lo sanno tutti, erano il popolo che occupava l'Italia centrale ai tempi della prima Roma e che i romani, da buoni vicini come sempre, annientarono per far posto a una Roma con la R maiuscola. Nel 1928 David Herbert Lawrence pubblicò a Firenze L'amante di Lady Chatterley, uno dei romanzi più celebri del Novecento, anche per le sue ardite pagine erotiche. Lo scrittore inglese era arrivato nella città toscana da Roma, dopo aver visitato le principali località archeologiche etrusche, Cerveteri, Tarquinia, Vulci, Volterra. Erano i tristi tempi del fascismo, ma anche gli anni in cui gli scavi in Etruria portavano alla luce favolose testimonianze di un genere di vita e di una civiltà fino ad allora poco conosciuta. Ne usciva l'immagine di una società nella quale le donne godevano di una libertà e di un prestigio straordinari. Avevano un'immagine del tutto diversa dalle donne romane, come le vediamo rappresentate nelle sculture, nei testi classici, vestite di caste tuniche, obbligate a portare tutto il nome della gens a cui appartenevano, Giulia per tutte le donne della famiglia di Caio Giulio Cesare, Tullia per le donne della famiglia di Marco Tullio Cicerone. Le donne etrusche invece godevano di un nome proprio che potevano trasmettere anche ai figli, del diritto di proprietà e potevano perfino fare testamento. Di quel viaggio di Lawrence, fatto con mezzi di fortuna, rimane certo traccia della sensualità del romanzo, ma soprattutto in Etruscan Places, luoghi etruschi, diario nel quale la civiltà etrusca viene contrapposta alla monumentale civiltà romana, alla sua rigida organizzazione patriarcale e militaresca, per il colore, la vivacità e il movimento degli affreschi delle sue tombe, nelle quali figure femminili abbigliate di vesti leggere, ornate di splendidi gioielli, danzano con gli uomini o banchettano e brindano accanto a loro. Per l'uso dei materiali deperibili come la terracotta e il legno, che manifestano l'amore per la vita più che la volontà di eternarsi oltre la morte. Tanto da fare della civiltà etrusca un'immagine totalmente opposta alla Roma in camicia nera e addirittura l'emblema della resistenza contro il fascismo. Ma la rivalità con gli Etruschi esisteva già nel mondo greco ed era non solo di carattere commerciale per la grande ricchezza di un popolo che deteneva nel Mediterraneo il monopolio dell'estrazione e della lavorazione del ferro. Era anche una rivalità ideologica. Gli Etruschi recavano con sé l'impronta e l'immagine del mondo orientale da cui provenivano, delle antichissime civiltà sumerica, assira, babilonese e fenicia, in cui le donne godevano di una libertà che con il trionfo della razionalità sancito dai grandi filosofi greci, Platone e Aristotele, fu del tutto negata. Tanto che nel IV secolo avanti Cristo Teopompo, storico greco, velenosamente scriveva: presso i Tirreni le donne sono tenute in comune, hanno molta cura del loro corpo e si presentano nude, spesso tra uomini, in quanto non è disdicevole mostrarsi nude. Esse sono forti bevitrici e molto belle a vedersi. Stanno a tavola non vicino al marito, ma vicino al primo venuto dei presenti e brindano la salute di chi vogliono. Gli Etruschi allevano tutti i bambini ignorando chi sia il padre di essi. Questi ragazzi vivono nello stesso modo di chi li mantiene, passando parte del tempo ubriacandosi nel commercio con tutte le donne indistintamente.
E non è riprovevole per i tirreni essere visti abbandonarsi ad atti sessuali e neppure a subirli in pubblico, essendo anche questo un uso del paese. Sono tanto alieni dal considerare vergognosa questa condotta che quando il padrone di casa sta facendo l'amore e si chiede di lui e si dicono fa questo o quello, dando impudicamente a tale genere di occupazione il suo vero nome. Questa pagina ci porta nel cuore di certe feroci polemiche sul nesso tra patriarcato e i frequenti femminicidi che funestano i nostri giorni. Come se 2400 anni fossero passati in vano. Negli anni 20 del secolo scorso, Lorenz provava tutto ciò repellente. Sulle orme di un passato più intimo e remoto, lo scrittore inglese viaggiava in treno e corriera, in barroccio e a piedi, tra stazioni di campagna e taverne, scavi e musei, cercava e ricreava, tra storia e poesia, il volto di una libertà originaria, andata distrutta ancora una volta nell'impatto con il più violento. In anni più recenti, forse mosso da un articolo letto in una rivista, o chissà, forse da un giro in moto in quelle terre tra alto Lazio e Toscana, il nostro musico pittore compose una magica melodia e parole misteriose per una donna etrusca. Maestro Juliet. Thank you.
Grazie, Gianni.